Ciao ragazze, bentornate sul canale. Finalmente oggi ho un po' di tempo da ritagliare appunto per registrare questo video, che sarà la versione haul shopping abbigliamento slash saldi edition, perché ho deciso di farvi vedere solo le cose che potete ancora trovare, tutto quello che potete ancora acquistare, sia acquistato da me durante i saldi oppure qualche giorno prima dei saldi o collezioni che non sono andate scontate. Non sarà un try on haul perché sennò questo video non l'avrei mai registrato, perché ci serve tantissimo tempo per registrare i capi indossati, ma sempre in compagnia del mio ventilatore ho deciso di lasciarvi il mio nome su 21 Button. Lì carico sempre le foto con gli outfit, sempre, insomma, quando ho un outfit carino lo carico ed è comodissimo. Non è una cosa sponsorizzata, ma è comodissimo perché sulla foto, se fate tap, quindi cliccate sul pallino in corrispondenza di quello che vi piace, potete andare direttamente col link, vi rimanda direttamente al sito e quindi la cosa diventa molto più facile. Io inizierei dagli accessori e come primi accessori ci tengo a farvi vedere gli accessori per i capelli, che secondo me in estate sono un must. Se li trovate scontati ancora meglio. Sto parlando dei cerchietti. Io amo i cerchietti perché sono comodissimi quando non voglio avere i capelli sciolti o magari sono al lavoro oppure ho tanto caldo, io metto sempre cerchietti anche in inverno, a dire la verità. Li preferisco alle fasce perché sono più comode, nel senso che la fascia, avendo l'elastico, il bun oppure la stoffa dietro qui proprio sulla nuca, mi fanno venire un mal di testa e poi non li so mettere bene come questi. Vi faccio vedere questi. In realtà questi due sono di una collezione di quest'estate e li ho acquistati da Stradivarius, ma online, perché non ho Stradivarius vicino, quindi onde evitare di arrivare in negozio e non trovarne nemmeno uno, li ho presi online e mi sono arrivati a lavoro tranquillamente. Questi costano all'incirca sui 7 euro. Provate a guardare perché forse dovrebbero essere scontati, ma non ho controllato. Comunque vi ho messo il link su 21 Button. Questo qua invece è sempre un cerchiettino acquistato in estate, ma l'anno scorso, da Pull & Bear, e ha il pattern appunto della bandana. Da Stradivarius ne ho acquistato un altro che adesso non ho qua, che ha la bandana nera. Quindi praticamente questi qui li potete abbinare sempre, ci sono sempre dei colori che potete abbinare. Un consiglio che vi do durante i saldi di andare a fare incetta di accessori tipo bijou, collanine, orecchini, eccetera, soprattutto da H&M, ma quest'anno non ve li farò vedere perché comunque li avete visti già indossati da me molte volte. Zara ha fatto una serie di orecchini molto bella. Molti di quelli che ho io sono andati in saldo, li ho visti online, quindi secondo me vale la pena. Io non ne ho acquistato nemmeno uno perché praticamente durante la stagione avevo acquistato tutti quelli che mi piacevano. Però un altro accessorio che è un must have, diciamo, dell'estate. Qua addirittura ne abbiamo due, perché il primo sono i cat eye, quindi gli occhiali da sole con questa forma. I miei li ho presi da Mango ancora in questa primavera, li ho pagati 17,90 o 19,90, comunque il prezzo più o meno è quello. Li ho visti da Bershka, li ha fatti H&M, Zara, su Asos ne trovate quanti ve ne pare di tutti i colori e sono carini. Insomma, io ho preso la versione classica tutta nera, alla quale ho recentemente aggiunto questo cordoncino porta occhiali fatto con la conchiglia più instagrammata dell'anno, ovvero il cordoncino con tutte le conchiglie. Queste dovrebbero essere, no, sono le conchiglie della fertilità, che adesso praticamente trovate sotto forma di collana, di cavigliera, di bracciale, orecchino. Le ho viste fatte in tutte le cose, in tutte le salse. E questo cordoncino lo trovate da Pull & Bear e io l'ho aggiunto all'occhiale che porto di solito in spiaggia. Quindi questo è l'occhiale che tengo al mare, nella borsa del mare, perché non ho paura di rovinarlo, che si graffi, eccetera. Quindi anche questa è una cosa che vi consiglio di andare a vedere. Passiamo alle borse. Due sono in saldo, una invece l'avevo acquistata durante la collezione ed è, la sto prendendo, ok, ed è questa qui di Zara. Le classiche borse di paglia barra juta,
Questa è la versione, diciamo, fatta con i manici a spalla, quindi questa si può portare sulla spalla, la versione chiara. E la particolarità di questa borsa è la nappina, dove ci sono vari pompon e le conchiglie. Questa l'avevo trovata 29 o 39, oddio non mi ricordo questa, perché l'avevo pagata al prezzo che era prezzata, ma era prezzata male. Vabbè, c'era stata tutta una storia che se mi seguite su Instagram forse vi ricordate. Ma costa molto molto meno ed è molto più carina secondo me questa qui. Questa l'ho trovata da Bershka a 7,90 €. Anche qui abbiamo due pompon che però si possono togliere perché sono semplicemente attorcigliati al manico, ed è praticamente, come vedete, piena, perché è la borsina che sto utilizzando. Ha il manico corto e questo più lungo, che quando non la porto a tracolla metto dentro così. Ed è sempre in paglia chiara, piccolina, perfetta da città, perfetta da tutti i giorni. Infatti questa l'ho presa, ho detto ok, anche se non la metterò mai in città, ma questa per andare in vacanza è perfetta, invece la sto già usando. Sempre da Bershka e sempre a 7,90 €, e questa l'ho vista anche online. Mi devo ricordare, prima di caricare questo video, di andare a linkare tutto su 21 Buttons, sennò poi faccio una figuraccia. Comunque, sempre online, sempre a 7,90 €, la borsa intrecciata in plastica, una plastica morbida, perfetta per andare al mare. Infatti io l'ho presa rosa perché adesso vi farò vedere il costume al quale voglio abbinare questa borsa quando vado al mare. Sempre 7,90 €, ci dovrebbe essere anche, ve l'ho già detto, ci dovrebbe essere anche bianca se non sbaglio, comunque l'ho vista sul sito o sull'applicazione. Poi parlerei di costumi. Il primo costume che vi faccio vedere sono due costumi interi, perché io quest'anno mi sono data, ho riscoperto la comodità del costume intero, che è comodo, cioè io posso sdraiarmi in tutte le posizioni, dormire, non devo stare attenta al pezzo di sopra, quindi ne ho acquistati, adesso all'attivo ne ho tre. Il primo che vi mostro l'ho preso su un sito che si chiama Zaful, che mi ha contattato mesi fa per regalarmi un voucher da appunto utilizzare sul loro sito. Breve inciso, perché non vi farò vedere tutto quello che mi è arrivato, perché molte cose non si possono proprio guardare, e non mi è piaciuto neanche tanto la spedizione, nel senso che io ho acquistato cinque capi d'abbigliamento e due costumi. Un costume è super piccolo, nonostante io abbia preso la XL di reggiseno, ma è una M, vi giuro, è una M. L'altro invece, questo, mi sono trovata bene. Dei cinque capi d'abbigliamento che ho preso, ne salvo, ma perché li voglio salvare? No, ne salvo due sicuri. Uno lo voglio salvare e gli altri assolutamente no, perché sono di un materiale ma sintetico, ma così sintetico che con 40 gradi io non me la sento, cioè ho veramente paura. Scarsissima la qualità, non di tutto però, insomma, se io avessi dovuto fare un ordine, spendere quella cifra e ritrovarmi con tre cose su 7, 8, non mi ricordo, cioè mi avrebbe dato un po' sinceramente fastidio. In più le spedizioni non l'ho capita, perché 5 cose mi sono arrivate insieme, 10 giorni dopo mi è arrivato un pacchetto che c'aveva dentro un vestitino, e 10 giorni ancora dopo mi è arrivata un'altra cosa, quindi boh, non l'ho sinceramente capita. Ma salvo i costumi, perché se quell'altro fosse stato nella taglia giusta sarebbe stato bellissimo e perfetto. Questo è stupendo. E forse vi dico la verità, la qualità dei costumi è nettamente, nettamente migliore della qualità dei vestiti. Quindi questo era solo per darvi la mia esperienza, perché è giusto anche dire certe cose, cioè nel senso che cerco di dirvi sempre quello che vorrei sapere anch'io. Tornando al costume, è questo qui. Quel giorno avevo la fissa dei limoni, non so, perché ho preso anche un altro vestito che non vedrete perché è altamente infiammabile, con dei limoni. Comunque questo è il costume intero, classico olimpionico, così, che ho già messo, indossato, e io ho preso di questo una 12
una taglia 12 americana. Sì. E devo dire che è morbido giusto, cioè non stringe, è giusta come misura. Il seno, la cosa che mi piace molto è che ha appunto le coppe, quindi all'interno è rigido nelle coppe, quindi li preferisco quando sono così, ma anche se non fosse stato così sarebbe andato bene lo stesso. Altro costume, qua proprio cambiamo, cioè passiamo dalle stalle alle stelle, perché l'ho acquistato ormai credo un mesetto fa. È arrivato dopo una ventina di giorni, ma perché io l'ho fatto fare su misura. Il sito dal quale l'ho ordinato, aspetta che sto cercando di aprire il sacchetto, ok. Il sito dal quale l'ho ordinato si chiama La Bikineria, ecco qua. Hanno uno shop online, avevo visto questo sito tramite Instagram e avevo visto che fanno queste creazioni meravigliose, questi modelli stupendi di costumi. Mi ero fatta un giro sullo shop online e ho visto che si poteva personalizzare come volete, quindi ho detto ok, uno di questi lo voglio. Sono cari, ok, nel senso che questo l'ho pagato 100 euro, 107 in tutto è venuto. Sono cari, ma la differenza si vede. Arrivano tutti in questo sacchettino e io mi sono fatta fare su misura un costume intero. Così, in questa fantasia, cioè io solo per la fantasia mi farei tutto il guardaroba così, non so, avevo quel giorno mi piaceva il rosa, il giorno prima i limoni, il giorno dopo il rosa, eccolo qua, sempre modello intero, abbiamo le alette che coprono il bracciotto, si possono mettere anche così, io l'ho usato anche così, quindi solo monospalla, in più si può portare giù e ci sono i due laccetti, il laccetto che può andare dietro il collo oppure può andare a spallina, cioè è super versatile come costume, non è scollato dietro perché è tutto un pezzo, vedete, ha tutta la stessa altezza sia davanti che dietro, non ha le coppe, ma volendo voi quando state personalizzando il costume da acquistare potete farle inserire, io non le ho fatte inserire ed è bellissimo. E poi cioè sono tutti capi, sono tutti costumi fatti a mano, la stoffa è stupenda, la qualità, sarà che ultimamente forse anche in seguito alla capsule wardrobe che ho seguito e che seguo ancora ho un po' abbandonato l'acquisto di qualsiasi cosa, nel senso che magari preferisco comprarmi due jeans ma che siano buoni e che al tatto, oppure una maglietta che sia di un cotone migliore rispetto a una che costa 3 euro, giusto per dire che ho 5 magliette bianche, preferisco averne una fatta bene. E stessa cosa anche nei costumi, stessa cosa un po' su tutto. Ho cambiato un po' metodo di acquisto, proprio me ne accorgo quando vado a vedere i negozi, quando vado a farmi giro shopping, ho proprio cambiato forma mentis su questa cosa. Tornando al discorso, ce li togliamo visto che sono qua, al discorso vestiti e abbigliamento, parliamo di vestiti. Allora, questo vestito non l'ho acquistato in saldo, ma l'ho acquistato in collezione. Ma questo è un modello, ve lo faccio vedere perché è il modello dei vestiti più visto quest'anno su addosso alla gente. L'ho acquistato da Pull & Bear ed è un vestito midi che ho scoperto essere la mia lunghezza preferita, perché non è corta ma è giusto sotto il ginocchio, è fluffuoso perché è tutto sfluffuoso e scende giù con questo scollo molto a V, infatti devo far mettere un gancetto a questa altezza qua, così non devo più stare a controllarmi il seno, ed è bellissimo, un color tan meraviglioso, fresco, questa mattina sono uscita e lo indossavo ed è super super fresco, super comodo, poi lo si abbina con qualsiasi cosa e io l'ho abbinato alla borsa di paglia. Con questo avete un outfit perfetto. Vi è piaciuto tanto su Instagram? E molte di voi mi hanno chiesto di che brand fosse, non è di nessun brand, è questo vestito. Questo in realtà non è un vestito, ma era un copricostume. Io poi cosa ho fatto? Ho cercato la sottoveste pelle e quindi lo indosso così,
è diventato un vestito classico. Questo è il classico copricostume che trovate non brandizzato in qualsiasi negozio di pronto moda o comunque che non ha un brand specifico. Il classico copricostume, voi ci mettete sotto una sottoveste intimissimi, Yamamay, qualsiasi cosa voi abbiate o andate a prendere, ed è bellissimo, mi piace un sacco. Infatti non, anche questo me lo porterò in vacanza. Ormai sto facendo tutti acquisti pensati per quando andrò in vacanza. Ora passiamo ai saldi veri, perché questi non erano in saldo, ma adesso passiamo ai saldi. E qui ho una bella pila per voi. Allora, inizierei da Kiabi, che ho scoperto, forse è stato il negozio scoperta del 2018. Allora, iniziamo proprio così, random veloce, tanto come avete visto vi sto mettendo dei clip per farveli vedere meglio. Gonna pagata da 18 euro, 9 euro, questa qui, la classica gonna sacchetto a vita alta, che poi si arriccia tutta in questo color ruggine, molto molto scuro, che sembra quasi bordeaux, ma in realtà dalla telecamera sembra più chiaro, non è così chiaro. Sempre una gonna longhette molto fresca, questa è perfetta anche con una t-shirt bianca, una camicetta, un toppino con le spalline sottili, insomma molto versatile. Poi passiamo a il mio pezzo preferito, è questo vestito, che addirittura era a prezzo pieno 20 euro, scontato del 70%. La cosa bella di Kiabi che mi è piaciuta è che loro hanno iniziato subito con i saldi seri, cioè 50% e 70%, non 20, poi 30, poi 50, che tu devi andare lì 30 volte prima di trovare una cosa, no. Questo è un classico vestito bianco, molto molto semplice, con questo pizzo qui sul davanti, l'aletta sulla manica, che altrimenti però non è una mezza manica, è proprio un giro manica con l'aletta, e semplice, liscio, dritto, anche questo via di mezzo perché arriva sotto, poco sotto il ginocchio, morbido, comodo, fluffuoso. Mi chiedete sempre come veste, allora alcune cose io prendo una taglia in più, altre tipo i jeans prendo una taglia in meno, raramente prendo sempre la stessa taglia, quindi andate a provarlo. Io se avessi dovuto comprare online avrei sbagliato sicuro, soprattutto nel jeans avrei fatto l'effetto contrario, il ragionamento inverso, invece no. Poi, sempre che abbia in saldo, questa gonnellina che io ho preso per andare al mare. È la classica gonnellina portafoglio in questa fantasia rosso arancio con questi fiori, che però a differenza della classica della classica gonna portafoglio non rimanete in mutande perché è completamente cucita, riprende solo un po' quel gioco lì davanti con la cucitura e poi ha la cerniera laterale, quindi in realtà vi siete messi la gonna, avete ricreato quell'effetto, ma non avete il rischio del portafoglio. Poi facciamo un passo indietro. In primavera avevo acquistato questa camicetta qui a mezza manica, la classica camicetta pigiamino. Questa l'avete anche vista in qualche video, mi sa che l'ho indossata, ed è una classica camicetta che riprende appunto il pigiamino azzurrina. Diciamo che mi sono pentita lì per lì di non aver creato l'outfit in negozio, perché c'era la gonna lunga, lo shorts, e quindi quando sono andata in saldo, appunto a farmi in giro per i saldi, ho visto che c'era scontato, super scontato, ma non ho tolto il cartellino. Comunque siamo sempre lì, sarà costato che ne so 6 euro, il pantaloncino, ho deciso di abbinare lo shorts. Questo non lo metto in città, non esco così, però se dovessi andare in vacanza e me lo porto dietro e voglio metterlo, è un abbinamento proprio il classico. Ho provato l'abbinamento di entrambi insieme ed è come stare in pigiamino, però è super bello. A me piace molto la tendenza del pigiama per uscire, mi piace. Passando a allora, Kiabi abbiamo finito, adesso manca Zara e H&M e Bershka. Allora, Bershka,
Non c'era niente che mi piaceva a parte le borse e questo compreso. Tutto il resto non mi è piaciuto, ma poi in realtà sono andata con l'idea di acquistare qualcosa che mi serviva per il viaggio, ma di non riempirmi l'armadio di cose inutili, cioè non comprare tanto per comprare. Però questa mi è piaciuta. Mi è piaciuta molto il modello ed è un toppino, una camicetta giallo con i pois che ho trovato a 9,99 euro, vabbè, a 10 euro, e la manica così un po' fluffosa e la particolarità, i bottoncini in effetto tartaruga matte che sono opachi. Quindi questa mi è piaciuta, la posso sicuramente sfruttare anche in città. Questa la vedo benissimo anche con un jeans magari a vita alta. Questa camicettina è fresca, è un amore. Passiamo a H&M. H&M non è in saldo, ma c'era andata 2 giorni prima. Ho visto questa fantasia di questo pantalone che sto praticamente mettendo spessissimo e mi piace tanto, e quindi ho acquistato questo pantalone culotte. Voi lo sapete che io amo i pantaloni culotte e ve lo faccio vedere tutti i giorni praticamente su Instagram. Di questo mi è piaciuta la fantasia, il classico culotte molto fresco, io li amo perché sono freschi, versatili. Questa fantasia all'interno ha il nero, il bianco, il beige, quindi potete abbinare qualsiasi cosa, molto carina con una camicetta nera. Mi piace molto l'abbinamento più col nero che con gli altri colori, però appunto è questa, super super carino, e mi è piaciuta, costava veramente poco, 14,90 euro, qualcosa del genere. Poi sono stata da Zara, anche lì sono andata prendo delle cose che posso usare anche più avanti, anche magari in autunno, ma in realtà del saldo vero e proprio non mi piaceva niente. Ho preso due cose, ho preso un outfit, un jeans, perché sto cambiando tutti i jeans, molti si sono rovinati, alcuni c'era da tipo 3 anni, perché poi appunto con la capsule wardrobe non ne avevo più comprato, ho detto questo lo cambio, e ho trovato il classico denim. Questo ha anche un nome che adesso vi dico, perché così facciamo che diciamo le cose dette bene. Zara Basic Z1975 Denim Cigarette, perché è il modello appunto a sigaretta che scende giù dritto, ma comunque a me arriva alla caviglia, non è lungo. Un po' strappato ma non troppo, non elasticizzato, ormai mi è passata la mania dei jeans elasticizzati, non li sopporto più, e quindi sto acquistando tutte cose non elasticizzate, e mi è piaciuto anche molto il bagno di colore. Questo l'ho pagato 19,99, si poteva fare. L'ultima cosa che ho preso da Zara è questa camicetta in sangallo, è bellissima, stupenda, indossata è fantastica, e veniva sui 19,90 euro in saldo, costava un po' di più a prezzo pieno, ed è questa. No, ditemi se non è carinissima, con un jeans sotto, anche uno shorts, anche una gonna di jeans, e questa qua io trovo che sia super carina. Le ultime due cose sono due capi di Zaful, il negozio appunto online che vi dicevo prima. Questa ve la faccio vedere perché quando la indosso in casa, e quindi quando faccio le mie Instagram stories e sono in casa, mi chiedete sempre: oddio che bello, cos'è quella cosa qua, è un vestito? Sì, è un vestito a portafoglio, bellissimo modello, veste benissimo, l'unica pecca è che è corto, cioè, allora, adesso ve lo faccio vedere meglio. Questa è la fantasia, indossato è veramente, veramente bello, solo che l'apertura, diciamo, del portafoglio a me arriva, cioè, mi si vede un pezzo di mutanda, ecco ve la dico, cioè, è veramente, veramente corto. Non esiste, ho anche pensato di metterci un bottoncino, ma è troppo, è comunque corto, cioè nel senso che potrei mettere il bottoncino, ma manca poi tutto un pezzo di stoffa sotto che non c'è, quindi è super corto. Però comunque vi metto, cerco di mettervi sul link, perché magari a me è corto, ma ripeto, a voi può star bene. Quindi l'ultima cosa che mi ero completamente dimenticata, e non scherzo, mi è arrivata
settimana scorsa, di quando mi è arrivato il pacchetto, ho detto è questa cosa che cos'è, non mi ricordavo neanche di averlo preso, è l'ultimo, non lo so, magari la prossima settimana mi arriva qualcos'altro, ma non credo. È un vestitino, anche questo bianco, pizzo, cotone, che non è cotone, è proprio cotone, sempre trama sangallo, molto molto carino. Io l'ho fatto stringere perché altrimenti era troppo scollato qui davanti. Quindi questo era tutto quello che ho acquistato recentemente, oltre che ad averlo acquistato in saldo. E niente, quindi se vi dovessi fare la guida, 5 cose assolutamente da avere: cerchietti in fantasia simil fascia, occhiali da sole, borsa di paglia, pigiamino per uscire, allora costume intero e poi il bonus, perché 5 li ho finiti, però possiamo togliere gli occhiali da sole, no dai, facciamo bonus, quindi 5 più 1, il più 1 è l'abitino bianco, qualcosa di bianco. Noi ci vediamo al prossimo video.